hanno impiegato poco più di 2 minuti per sradicare un intero sportello postamat carico di contanti dall'ufficio postale di Valverde, in provincia di Catania, nella centralissima via Vincenzo Bellini. La banda ha agito con destrezza, sono bastati un bobcat e un mini escavatore e un furgone per portare a termine il colpo in piena notte. Tutto era calcolato. I ladri hanno fatto così in fretta che le forze dell'ordine, seppure allertate, non sono riuscite ad arrivare in tempo. Quando sono giunte sul posto, i banditi si erano già dileguati con il furgone sul quale aveva caricato la macchina che eroga i contanti ai correntisti e un'auto d'appoggio. Tutta la scena è stata ripresa con un telefonino da un abitante della zona e il video, in men che non si dica, è diventato virale nei gruppi chat della città. Sono però scattate le indagini e gli inquirenti stanno analizzando tutte le immagini a disposizione. Ci sono anche quelle delle telecamere di videosorveglianza dell'edificio per cercare di risalire ai malviventi. Non sarà facile comunque. I mezzi utilizzati quasi certamente risulteranno rubati e i componenti della banda hanno agito con il volto coperto da passamontagna ed erano tutti vestiti anonimamente di nero. Non è la prima volta che il bancomat della posta di Valverde viene preso di mira con queste modalità, anzi, dal 2015 ad oggi sarebbe almeno la quinta volta che quello sportello viene sradicato e portato via. A farne le spese, oltre alle poste, sono soprattutto gli utenti, ora impossibilitati a fare prelievi fino al ripristino del servizio.